Ciao ragazzi, io sono Red e bentornati al Monopoly Software Shop. Oggi video molto molto interessante, ovvero andiamo a farvi vedere i 10 più 5, 10 accessori più interessanti e più utili che dovreste avere all'interno della vostra attrezzatura da software. Ci sarà roba per gente avanzata, roba per beginners. Partiamo ovviamente prima di questo, sigla. Hai visto? Lì. Esatto, è proprio lì. Lì c'è il tasto per iscriversi al canale, mettere mi piace e anche la descrizione all'interno della quale potete trovare il link del Monopoly Software Shop, il nostro negozio di software all'interno del quale potete trovare un sacco di attrezzatura militare, airsoft, bushcraft e un sacco di altre cose incredibili per divertirvi con la natura e anche senza la natura. Monopoly Software Shop. Stanno diventando sempre, pian pianino, sempre più cringe. Cioè, io voglio vedere alla fine dell'anno dove saremo arrivati. Un mirino, sia questo un RD1 della AIM o un più simpatico e colorito EOTech. Sono essenziali se volete riuscire ad acquisire il vostro bersaglio in maniera semplice e diretta. Non solo sono più veloci e più semplici da utilizzare rispetto alle tacche di mira tradizionali della vostra replica, ma soprattutto sono veramente molto fighi sopra il vostro fucile da software e quindi vi consigliamo di dare un'occhiata ai vari modelli che ci sono. Vi potete sbizzarrire e vi permette di customizzare al massimo la vostra replica. Sì, lo so che probabilmente chiunque di voi conosce un sistema di puntamento ed era molto banale. Ecco perché in questo secondo punto invece tasca esausti. La tasca esausti è essenziale se volete evitare di perdere i vostri caricatori. È sostanzialmente un sacchetto che si può andare a chiudere come avete visto prima o tenere completamente aperto, che vi permette di metterci all'interno i vostri caricatori esausti. La cosa divertente è che noi che giochiamo a software finiamo per metterci dentro veramente di tutto. A un certo punto io ci ho messo dentro anche direttamente la bombola del gas. È stato un periodo buio della mia vita, non mi giudicate. Vi permette anche di trasportare e mantenere assicurato al vostro corpicino tutta l'attrezzatura che stavate usando e avete bisogno di riporre da un'altra parte. Ovviamente consiglio di metterci dentro i caricatori esausti e non il telefono. Impugnatura frontale per il fucile. Sì, lo so, la maggior parte di voi sta dicendo: sì, ma io ce l'ho già. Vaffanculo! Lo so. Lo so anche io ce le ho, però molti di quelli che cominciano non le prendono, non le utilizzano e questo è un peccato perché non solo ci permettono di andare a impugnare l'arma in maniera più efficiente, sono veramente molto fiche e soprattutto ci permettono di andare ad allenarci a prendere un posizionamento più accurato con la nostra replica e a mio avviso facilitano anche il primo approccio al software, dandoci proprio un'idea chiara di dove dobbiamo andare a mettere la mano. Chiaro è che non basta solamente comprarle, bisogna anche saperle mettere sulla propria replica. Ecco perché se avete un fucile con l'hemlock potete andare su una cosa del genere o nel caso avviate il rail dovete utilizzare una robina così. Ne trovate veramente una miriade, ve le linko in descrizione, c'è un link che vi porta alle 200 che abbiamo noi disponibile che potranno sicuramente saziare la vostra voglia di customizzare. Voglia di customizzare? Una bella cinghia per il fucile. La cinghia per il fucile vi permette di andare a tenere attaccato al vostro corpicino il vostro fucile da software senza che questo pesi inutilmente sulle vostre braccia che saranno già abbastanza stanche a forza di alzare e abbassare il suddetto. Cosa molto importante, vi consiglio di prendere una cinghia, poteva essere anche economica, non importa se a due punti o qualcosa di più semplice come questa a un punto, ma vi consiglio tassativamente di prenderla perché è una di quelle cose che è meglio introdurre all'interno del vostro sistema di gioco, della vostra mentalità di gioco sin dall'inizio, perché altrimenti lo troverete molto complicato in seguito e soprattutto sarà molto più difficile entrare nell'ottica di un gioco un pochino più competitivo, un pochino più prestante, perché è un ingombro in più ovviamente, benché vi allevi un sacco di dolore, un sacco di bestemmie, poter appoggiare il fucile lì e passare alla pistola in maniera comoda. Sacchetta porta pallini.
queste io penso di averle cominciate a usare nell'ultimo anno e non ho idea di come facessi prima. Cioè, lo so come facevo, ero in un campo CQB e quindi non le utilizzavo mai, mi fermavo sempre a ricaricare. È una cosa però essenziale da avere perché vi permette di andare a trasportare i pallini con voi, ovviamente, perché questa può essere messa poi in qualunque tasca del tattico o in uno zainetto, e il vantaggio è che non solo ovviamente sono camouflage, quindi sono comode, hanno anche un tappo a differenza delle scatole dei pallini, quindi insomma potete andarla a chiudere e non li andate a rovesciare da tutte le parti, e soprattutto essendo queste in tessuto, perché sono tessuto, vi permettono di trasportare i pallini senza che ci sia quell'incredibile rumore di maracas del Congo che vi segue da tutte le parti. Una cosa che mi fa veramente molto ridere è che sono essenziali per chi fa pattuglie o tornei di questo tipo dove c'è da camminare tanto e non avete letteralmente la macchina lì di fianco per poter refillare i vostri caricatori in maniera comoda. Quindi anche giocatori molto esperti dovrebbero utilizzarle. Cosa molto interessante è che a seconda del modello tengono intorno ai 4000 colpi al loro interno. Quindi insomma ci ricaricate vari caricatori monofilari senza problemi. Guanti! Non è una novità che siamo fan dei guanti Mechanics. Sono semplicemente incredibili, sono disponibili in 200.000 modelli, formati, colori, tutto quello che vi serve per trovare il modello che serve a voi. Oltre all'incredibile qualità di questi prodotti di cui abbiamo parlato infinitamente, trovate anche lì un link in descrizione dove facciamo un video dove parliamo dei vari modelli di Mechanics, bla bla bla, cioè che vi proteggono le dita e ve li consiglio tanto. Non finirò mai di dire quanto fanno male i pallini sulle dita. Fondina universale Amomax. Vi prego, usate la fondina con la pistola. Lo so. Avete preso la vostra pistola da soft air, la volete utilizzare, ma non volete andare a spendere altri soldi per una fondina che poi dopo magari non utilizzerete più. Perché una volta cambiata pistola, che ve ne fate? Punto di domanda. Ecco che entra in gioco la fondina universale dell'Amomax. Asmodax. Cosa veramente importante e interessante di questo giocattolino qui è che non solo potete andare a metterci dentro la maggior parte delle pistole perché è universale, quindi la potete andare ad aprire, smontare, adattare, ma è anche fornita di aggancio rotativo per la parte che si va ad attaccare alla cintura. Questo vi permette di andare a montare una moltitudine infinita di diversi tipi di attacchi, tra cui uno per il molle, quindi per andarvelo ad attaccare direttamente sulla buffetteria, e attacchi bassi cosciali, pannelli, tutto quello che potete volere. Quindi è davvero una di quelle cose che comprate una volta e siete veramente contenti, a meno che ovviamente non la demoliate saltandoci sopra. True story, bro. Custodia rigida waterproof. Penso di avere qualcosa come 47 di queste a casa, un po' perché le trovate ogni tanto, ve le forniscono insieme a determinati tipi di accessori per soft air, e in più perché ne avrò comprate almeno 10. Sono fenomenali perché vi permettono di trasportare al loro interno tutti quegli accessori che tendenzialmente non volete lasciare sparsi. Primi di tutti e importantissimi, le batterie. Siano queste delle cuffie, della torcia, del mirino e via discorrendo. Potete trasportarci all'interno ovviamente tutti i vostri giocattolini, e oltre ad avere ovviamente una bellissima serie di adesivi che vi dicano cosa c'è all'interno, trovate la schiuma fono assorbente morbida che permette di tenere dentro le cose ferme, quindi non avete quello spiacevole effetto era una maracas. Sono ovviamente disponibili in vari colori, la cosa importante è che mantengono al sicuro la vostra attrezzatura. Occhiali, cuffie, telefono, batterie, ci mettete dentro questo qua e anche se ci cadete sopra rimangono protetti. Tasca, porta telefono. Tuttora non so dove mettere il telefono quando vado a giocare. Ho 200 admin pouch, ho 250 utility pouch e comunque non so dove andare a mettere il telefono. Ecco che una robina del genere vi va a risparmiare veramente una moltitudine di tempo. Non solo è ovviamente velcrata, ma ci sta all'interno il vostro telefono senza problemi. Dimostrazione all'atto pratico. Io ho un S21 Ultra e zozzo e ci sta perfettamente dentro nonostante sia una sbeda di telefono e mezzo. La cosa figa è che rimane completamente protetto. Come potete vedere è letteralmente intoccabile, quindi potete tenerlo anche sul petto e siete sicuri che anche se ci arriva un pallino non succede niente. Ovviamente, consiglio spassionato, mettetelo con lo schermo rivolto verso l'interno. Io le ho citate, ma va da sé che potete prendere anche direttamente delle admin panel così. L'unico problema è che, tipo, sì, sono gigantesche. Ultimo, ma non per importanza, le gruccione. Queste sono delle grucce porta tattico, come potete notare, ma che vi permettono anche di
farci le trazioni. Reggono 65 kg cada una, quindi se volete fare le trazioni comunque io vi consiglierei di prenderne due, anche perché con una gruccia sola fate fatica. E non solo sono veramente molto fighe, ma se avete mai provato ad appendere il vostro tattico su grucce normali, insomma, avete tirato abbastanza bestemmie, non c'è bisogno che aggiunga nient'altro. Ovviamente presenti in black, coyote e olive, reggono ovviamente 65 kg non solo del vostro peso ma anche del tattico, e potete attaccarci tutto il vostro setup senza dover andare a rimuovere nessun tipo di tasca. Siamo arrivati in fondo a questo incredibile video, vi ringrazio di essere stati qui con noi e vi ricordo che se cliccate su il mi piace ci date una mano incredibile, quindi please click like. Vi ricordo inoltre che tutto quello di cui ho parlato lo potete trovare da Monopoly Software Shop, il nostro negozio di software, e lo trovate ovviamente linkato in descrizione. E veniteci a seguire anche su Instagram, perché lì potete trovare un sacco di contenuto inedito, un sacco di behind the scenes, BTS, bloopers e tutto il resto che qui non arriva, mi raccomando. Ah, e soprattutto veniteci a seguire anche su TikTok. Lo so, ma non è roba cringe, giuro che non è roba cringe, la nostra. Vi auguro un incredibile sabato, una bellissima domenica, tanti giochi di software, fa schifo in italiano, e come al solito, stay hungry! Una bella... No, non era fuoco. Una bella... Ma perché lo perde? Una bella cinghia per il fucile. Non era completamente a fuoco.